in collaborazione con Amici sportivi, ben ritrovati, in zona mista. Manca ormai poco, manca un ultimo scatto e la Salernitana potrà finalmente coronare questo lungo inseguimento alla salvezza. Una salvezza che, stando a quanto fatto vedere contro il Lanciano nella gara d'andata dei play-out salvezza, la formazione granata allenata da Leonardo Menichini stramerita, perché il divario, la differenza di valori tecnici emersi nella sfida giocata al Biondi non ammettono particolare discussione. Ovvio che bisogna tenere ancora altissimo il livello di attenzione, di guardia, il vantaggio è considerevole, dovrebbe verificarsi un autentico patatrack perché la Salernitana perda la Serie B, però giusto mantenere i nervi saldi, conquistare la salvezza, possibilmente con una prestazione convincente mercoledì sera alla Rechi e chiudere nel modo migliore un'annata altrimenti da dimenticare. Dunque parleremo ovviamente della sfida che è stata e soprattutto della sfida che sarà con i nostri ospiti di questa sera in questo numero di Zona Mista. Passo subito a presentarvi gli ospiti che sono Enzo Faccenda e Guglielmo Accardi alla mia destra, buonasera, buonasera ad entrambi, dall'altra parte allo studio i miei compagni di viaggio abituali Eugenio Marotta e Massimo Grisi. Grazie buonasera a tutti per aver raccolto l'invito. Chiaramente siamo all'indomani di una tornata elettorale che ha coinvolto la città di Salerno in maniera passionale, però insomma, come abbiamo avuto modo di ribadire in più circostanze, c'è un solo vessillo che non ammette discussioni, che non ammette divisioni, che non ammette né quotazioni né ballottaggi, è appunto quello granata che, insomma, sotto questo aspetto mi pare nella serata di mercoledì sera, e mi rivolgo subito a Massimo Grisi, sarà sventolato con forza e determinazione. Quello che è stato non conta più, oggi conta soltanto, vero Massimo, raggiungere finalmente questo agognato traguardo. Assolutamente sì, se vuoi fare una parafrasi con la politica, la Serata non è che non ammette ballottaggio, ammette solo esclusivamente, ma neanche maggioranze bulgare, ammette maggioranze assolute e basta, nel senso più letterale del termine. Mercoledì, Marcello, l'unica cosa che bisogna tenere sotto controllo, perché l'unica cosa che può danneggiarci in questo momento, è la troppa euforia, il dare per scontato per forza la vittoria. È una situazione già, diciamo, raggiunta al 90%, che è la permanenza in Serie B, però non bisogna mai commettere l'errore di sottovalutare l'avversario, e questa è l'unica cosa in cui, tu sai, io non sono un appassionato di Menichini, però su questo sono convinto e sono certamente sicuro che non accadrà con un allenatore esperto e un mestierante del calcio come lui, perché su questo sarà molto, molto rigido. Mercoledì, se mi consenti Marcello, non solo non dobbiamo avere cali di tensione, ma dobbiamo festeggiare questa permanenza, ma dobbiamo festeggiarla anche con una vittoria. Io voglio assolutamente la vittoria, perché ce lo debbono i calciatori, ce lo deve questa società, ce lo deve tutto l'ambiente salernitana, a noi tifosi. Non voglio rimanere in Serie B con uno 0-0 oppure con altri risultati. Voglio la vittoria, perché è giusto che per una volta tanto in quest'anno che abbiamo tribolato tanto possiamo festeggiare. Vabbè, così come abbiamo festeggiato serata. Così come abbiamo festeggiato con grande orgoglio anche a Lanciano, perché quando vinci 4-1 fuori casa, a prescindere dall'avversario, Marcello, certo, che vinci con la Juventus oppure vinci con il Colleano, comunque è bello vincere fuori casa ed è importantissimo raggiungere questo risultato che per noi è fondamentale, la Serie B. Poi dopo, in questo momento, bisogna solo pensare a quello. Soprattutto, Marcello, l'unico rischio che c'è ancora, il pericolo che c'è ancora, è sottovalutare l'avvenimento, ma io sono sicuro che non succederà questo. È plausibile, Enzo, immaginare una sofferenza mercoledì sera, oppure insomma
D'accordo, si dice in questi casi il pallone è rotondo, può succedere di tutto, però insomma, onestamente, anche in considerazione di quello che abbiamo visto sabato sera, della tenuta del Lanciano fisica e mentale, insomma, immaginare che questa squadra possa dare 4 gol di scarto alla Salernitana mi sembra oggettivamente fantascienza. Poi ci sta, è giusto, facciamo questi discorsi in uno studio televisivo, io mi auguro, ma sono certo che nello spogliatoio a Roma, nel ritiro, Menichini stia facendo altri discorsi ed è giusto che sia così, però. Sì, ma al di là del risultato sonoro che c'è stato sabato, che poi è venuto fuori alla fine, la determinazione, la voglia, lo spirito di sacrificio dei più anziani del gruppo, che si è notato poco nell'annata e si è visto molto sabato sera, cioè rendiamoci conto che giocatori come Pestrin, per anagraficamente difficoltà perché l'età c'è, ma ha dato tutto se stesso in primo tempo stupendo, un giocatore che realmente ti rammarichi perché ha quell'età, ma certamente tu lo vedi in una posizione che... in mezzo al campo dove realmente avevi bisogno, un Zito che ti gioca è stato favorito anche da una situazione particolare. Però perché la prima ora si è verificata è una situazione sì, tecnica che ci ha favorito, cioè sì. L'uscita del Di Vastola ha creato una corsia preferenziale per lui, è stato bravo, intelligente a rendersi conto e approfittare. Però al di là degli episodi che si sono verificati, tutti hanno giocato con quello spirito, quella giusto, determinazione di arrivare a un risultato positivo. Poi è stato il 4-1, è stato la ciliegina sulla torta. Anche perché prima di arrivare al 4-1 qualche gara c'è stato, cioè anche sul 2-1 abbiamo sofferto. Sì, no. Non è che è stato facile il discorso. Poi certamente l'allenatore della Lanciana ha tentato il tutto per tutto, visto che stava pressando, diciamo, ci mette un ulteriore attaccante, vedendo un pochettino di raggiungerlo. Invece in contropiede noi abbiamo avuto la possibilità di fare i due gol. Guglielmo, ti aspettavi questa Salernitana? Al netto poi delle valutazioni sul Lanciano, che insomma, diciamo, immagino che è stata una partita alla quale la Salernitana ci è arrivata sicuramente in grandi condizioni fisiche, per cui il posticipo del play-out ha avvantaggiato la squadra, perché è apparsa una squadra brillante, tonica, che aveva rispetto a Lanciano veramente una velocità in più. C'è da dire che all'interno della gara poi sono andati bene tutti gli episodi giusti, nel senso che le occasioni la Salernitana che ha creato ha saputo capitalizzare. Anche se nel primo tempo, insomma, qualche errore sotto misura. Sì, insomma, diciamo, le occasioni che invece ha avuto il Lanciano per bravura di Terracciano, per qualche errore degli avanti, non sono andati a buon fine. Diciamo che è stata una partita che si è giocata molto dal punto di vista, secondo me, proprio dell'aspetto mentale e fisico. Il Lanciano ha pagato durante la gara anche il fatto di essere andato in svantaggio e ha pagato anche mentalmente quella frenesia in fine partita di voler cercare di rimediare al risultato. Avesse avuto magari un po' più di lucidità, un po' più di freddezza, evitando insomma poi di concedere così il fianco nel finale alla Salernitana, forse avrebbe avuto qualche possibilità in più nella seconda partita, avrebbe potuto lasciare la gara ancora aperta. Invece così, oggettivamente, mi sembra che i giochi siano stati assolutamente chiusi. Troppo forte la Salernitana, troppo debole il Lanciano? Marotta, qual è il media stat virtus, dicevano i latini, è così anche in questo caso? No, non credo, secondo me, mi duole dirlo, ma devo darti ragione, di qualche tempo fa avevi visto lungo su un Lanciano in difficoltà. Lanciano in difficoltà sul piano fisico. Non ho capito. Mi duole perché insomma, fondamentalmente ti occupi di, oramai di politica. Il ballottaggio c'è stato, purtroppo il ballottaggio anche nel calcio c'è stato, perché siamo un ballottaggio. Capita quotidianamente, di dovermi dare ragione, quindi non vedo qual è l'elemento di novità, ma comunque prego. Hai voluto rialzare la testa, vero? Diciamo così, il ballottaggio c'è stato, il ballottaggio c'è, perché
perché la Salernitana è al ballottaggio, quindi purtroppo volendo fare il parallelo politico, purtroppo c'è il ballottaggio. Hai avuto ragione quando tra Lanciano e Livorno, oltre all'aspetto del blasone e quant'altro, io ho visto una squadra, la brutta copia della squadra ammirata nella seconda parte della stagione. Vabbè, le assenze di Ferrari e di Francesco non sono proprio di poco conto. Sì, però io mi sono dilungato sul preambolo per dire che la differenza sostanzialmente l'hanno fatta le gambe. Sabato la differenza l'hanno fatta le gambe. E i meriti di una squadra arrivano dove cominciano i demeriti di un'altra. Sicuramente la Salernitana era in gamba, ma il Lanciano era sotto gamba. La Salernitana, forse perché mentalmente, forse per la carta d'identità, ha avuto un approccio diverso alla partita, però per la prima volta quest'anno io ho visto una squadra che ha asfaltato l'avversario, perché arrivava sempre prima sul pallone, perché aveva una circolazione della palla, perché mordeva le caviglie all'avversario. Perché voglio dire, viva Dio, il risultato è stato rotondo, bello, importante, imponente e tutto. Però sul 2-1 pure abbiamo fatto fatica e abbiamo rischiato qualcosa, ha ragione Enzo. Però ecco lì un Lanciano con un'altra gamba, magari rischia di metterti la zampata vincente. Penso al match point, non dico match point, però insomma a un gol che sarebbe stato pesantissimo per la Salernitana di Rigione, che si è trovato davanti a Terracciano da solo con Ozito Pestrella. No, Zito che ha ritardato l'uscita. È ritardato abbondantemente l'uscita. Eugenio, sono perfettamente d'accordo con te su questo, però c'è da dire che è vero che Lanciano è stato in partita per un quarto d'ora, secondo me sono più i meriti della Salernitana che dei meriti del Lanciano, però c'è da dire che noi abbiamo, vedi, con questo gol di coda, noi stavamo sul 3-1, siccome ha avuto palo di Bernardini, anche noi possiamo stare di Donnarumma, su 3-1, ma infatti io sto dicendo tutto questo perché? Perché quella scorrazzata, quelle accelerazioni, sono frutto di una squadra che c'ha gamba, c'ha un'energia, una vitalità maggiore rispetto all'avversario. Sul piano del ai punti, probabilmente se finiva, cioè volendo essere proprio cinici, 7-3 poteva finire questa partita. Cioè ci potevano essere addirittura più gol in vantaggio in favore della Salernitana, questo sto dicendo. Ma tutto questo perché, secondo me? Perché la tenuta atletica ha fatto la differenza. E in queste partite, Guglielmo, forse vienimi incontro, credo che sia fondamentale. Certo, no, io ho posto l'attenzione su questo aspetto perché è quello che è balzato più agli occhi. C'era una squadra che andava ad un'altra velocità rispetto all'altra. E questo, secondo me, è dovuto al fatto che la Salernitana ha potuto preparare una gara con tranquillità per 10 giorni, anche in uno stato forse mentale tutto sommato tranquilla, perché si poteva sapeva ciò che le attendeva. Il Lanciano probabilmente è rimasto anche a logorarsi in questa attesa che alla fine... Però voglio fare l'avvocato delle cause perse. Nella malocare delle ipotesi, noi oggi stavamo qua a ragionare su un risultato diverso, probabilmente avremmo detto è stata condizionata da non sapere quale fosse l'avversario fino a 2 giorni dalla fine. Scusa, almeno noi non l'avremmo tirata in mano. Noi no, però insomma si poteva il punto è che questa squadra ha dimostrato gamba. Ma il punto è un altro, a prescindere, e questo volevo in qualche modo coinvolgere ancora gli ospiti, a prescindere dall'avversario, dal nome dell'avversario e dalle caratteristiche dell'avversario, un vantaggio la Salernitana lo ha avuto sicuramente, è il fatto di aver atteso una settimana in più per poter disputare questo playoff, una settimana che credo Enzo abbia fatto molto bene a questa squadra. Menichini, dopo la partita vinta con il Como e la certezza di aver centrato i playout, disse: avrei preferito giocare tra 7 giorni, proprio noi dicemmo ma meno male che bisogna giocata questa partita tra 15 giorni, perché per come abbiamo visto la squadra un po' affaticata, una settimana in più di riposo / preparazione non potrà che far bene. Io credo che anche questo abbia inciso. Ma vedi, mi ripeto, io personalmente, al di là di quello che è la gamba e la mente, cioè l'impatto alla gara, gli uomini di una certa spessura abituati a questo tipo di gare hanno dato dei risultati bellissimi, cioè nel senso che l'approccio alla gara per loro è stata una motivazione grossa, cioè il giovane può sentire più il peso, ma quelli che hanno un'esperienza, cioè rendetevi conto che l'infortunio di Vastola
nella mente di Zito sì. è stata una furbata, cioè ha capito che quella era una corsia preferenziale per lui e l'ha sfruttata in tutti i modi. Probabilmente trovavi un difensore, un giocatore meno esperto, cioè. Non lo faceva questo, cioè poi viene l'azione tutto del facile. Primo gol è emblematico. Il gol che ha fatto Zito, se voi lo vedete, e quella è una dose che durante l'anno abbiamo avuto tante sfortune, è stata una fortuna di sinistra, esterno sinistro, lo mette sul primo palo, abitualmente quando lo prende deve andare in diagonale, il portiere lo parava, invece sul primo palo il portiere è rimasto interdetto e ha beccato un gol, cioè sono gli episodi esatto. che poi ti danno la partita. Nell'arco della partita poi sono sempre gli episodi che determinano, e in questa partita ci sono stati episodi importanti che sono andati tutti quanti a favore della squadra. Vabbè, questo sì. Però è stato determinante l'approccio di certi giocatori, perché gli altri poi vengono dietro. Penso. È chiaro, poi gli episodi li crei se tu sei più propositivo, se sei più in palla, se giochi meglio hai più possibilità che gli episodi si creino a tuo favore, quello è normale. Tu per esempio nel contesto della gara, quello che ha fatto coda, almeno per quella che è la mia visione televisiva, è stato impressionante, massacrante, se le tirava dietro, se usciva fuori, poi rientrava, dando spazio a Donnarumma di andare continuamente. Bravo, cioè queste bravo, sono bravo. Le cose bellissime. Che questo io credo li vedi e ti rendi conto che il giocatore c'è, la squadra c'è, probabile che per il tifoso Riccardo non ha giocato bene. No, vabbè, se tu fai caso. Questo è stato quello che noi in questa trasmissione abbiamo detto da settembre, da ottobre, cioè abbiamo sempre chiesto che questa squadra potesse giocare con Coda e Donnarumma, coppia d'attacco. E ogni qualvolta, cosa che si è verificata purtroppo solo da 15 partite. Ora non per fare il preciso, però ogni qualvolta Menichini, in maniera anche insomma abbastanza incomprensibile, ha rinunciato a questo schieramento, puntualmente la Salernitana è andata incontro a brutte figure. Evidentemente questa è una squadra che nella sua complessità, nella sua costruzione, costruita a pezzi senza un'idea precisa, però aveva trovato questo equilibrio. Ogni qualvolta si è deciso di mettere mano a questo equilibrio, mi pare che il campo abbia clamorosamente bocciato la scelta. Per fortuna nella partita decisiva Menichini, qualcuno dice sempre che l'allenatore migliore è quello che non fa danni, ecco, Menichini ha fatto le cose normali e credo che il campo gli abbia dato ragione. Anche poca scelta da punto di vista. Infatti noi abbiamo detto, adesso ovviamente io passo adesso per il detrattore di Menichini, mi sta bene, insomma. Vabbè, però volevo. A me non piace prendere le parti. Però io devo dire una cosa, io ho letto quel messaggio, cioè, avete sempre parlato di miracolo. Quello che voglio ricordare al nostro amico. Che noi siamo ai playout a 45 punti. Bravo, ecco. Cioè, vabbè, ma va bene così, cioè, no, perché altrimenti passiamo sempre per. Perché no, noi siamo i gufi della situazione. Aver centrato i playout. Per l'amico mi dispiace, amico, non mi dimetto, cambia canale, evidentemente, ma io non mi dimetto. Volevo dire una cosa. C'è da dire una cosa, scusami, cioè. Anche i calciatori, per esempio ieri, l'altro ieri, dobbiamo essere sinceri, al di là di chi ha realizzato, tra l'altro Zito ha anche realizzato, sicuramente tra i migliori, se non il migliore in assoluto, è stato Zito in campo, che qualche volta è stato invece croce della squadra, però spesso non è stato utilizzato, spesso non è stato utilizzato bene, spesso è stato utilizzato. Noi abbiamo sempre detto invece che almeno da un punto di vista della personalità, Zito avrebbe sempre dovuto giocare perché è un giocatore che sente in campo. Però oggi noi vediamo il gol di Zito, che è fantastico, è bellissimo, è un tiro a volo, però Guglielmo, che ha giocato a calcio, sa che quel tiro ti esce. Ma è quello che ha fatto Zito durante la partita, che è importantissimo, quel passaggio che ha fatto Donnarumma. L'azione... Quello è da giocatore. Poi dopo il tiro a volo può uscire anche a Cardi, che non era un fenomeno tecnicamente, era un difensore, giusto? Guglielmo? Io quando parlo di episodi sono esatto. proprio... Vabbè, lo diceva giustamente Faccenda. A volte quando prendi così vai sul secondo palo, lì l'hai messa sul però primo. Però non discordare, Marcello, che Zito era anche il fiore all'occhiello del mercato di gennaio, che ha giocato poco, è stato utilizzato cosa poco. Cosa voleva aggiungere Marotta? Non la sua... No. Discolpa, ci mancherebbe altro, perché mi sono perso il filo, perché facevo la premessa che Menichini, insomma, quando ha derogato da questo sistema di gioco che aveva trovato con merito, perché insomma non lo aveva fatto torrente quando aveva più o meno gli stessi giocatori a disposizione, anzi ha sempre avuto
insomma, ha tenuto un po' sulla corda con De Donnarumma, non ha mai fatto una scelta precisa sui due attaccanti, lo ha fatto Menichini, però ogni qualvolta Menichini ha derogato, puntualmente il campo ha bocciato la scelta. Aveva gabbiamette, però non l'ho dimenticato. Aveva gabbiamette che era condizionante. Bravo. Torrente bravo. Dice aveva gabbiamette. Sì, certo, sì, condizionante. No, io devo dire che lo dicevamo anche la settimana scorsa, penso anche con Guglielmo in zona Vista News, ma anche qui. Paradossalmente, ma non senza voler togliere meriti ad una guida tecnica che sabato è stata impeccabile, c'è un dato di fatto che Menichini, ha detto bene Massimo, contro il Lanciano, è vero che il Lanciano ne aveva tre fuori, ma Menichini aveva gli uomini contati, esattamente come il Lanciano, e diceva Guglielmo, mi è rimasto impresso, probabilmente ha gli uomini migliori che ha in questo momento per giocare con questo modulo. Sì. Perché paradossalmente anche Moro, che non è al top, ha evitato a Menichini il dubbio se deve giocare Moro-Oger, Moro-Pestrin, Oger-Moro. Cioè, per dare il qua, forse ecco, l'unica, eppure non è sembrato, assenza pesante è stata sulla corsia di destra, Tuia effettivamente adattato al posto di Colombo, ma comunque non si è visto. Io credo che posso adesso mi diranno che io sono il detrattore di Menichini. Però c'è un però, non può in anticipo pensare che Pestrin ti tiri fuori la migliore prestazione. Ma in quel caso aveva, cioè, però, ma se, aveva, però, ave, non ma aveva alternative, che state già lungo non aveva una continuità di prestazioni Pestrin, non aveva alternative, non aveva alternative, non dimentichiamo a sinistra Zito, che è stato il migliore in campo, non aveva alternative perché Economidis sta giocando con i canguri in Australia, Bush in avanti sta ancora in viaggio di nozze, si è tornato da poco, Gatto Nalini è stato il ballottaggio, l'unico vero ballottaggio, poi aveva tutti... No, per la verità posso dire una cosa, quando poi si dice che le cose vanno per il verso giusto, personalmente, io non ho seguito a Lanciano una partita, l'ho seguita in TV, però devo dire che quando si è infortunato Rossi, peraltro anche ammonito e quindi a rischio, ed è subentrato Franco, anche in difesa le cose sono migliorate, sì. Cioè da questo punto sì. di vista, ecco lì dove poteva scegliere Rossi Franco non penso allora, sia stato... Stai dicendo che è fortunato? No, dico che quando... Però... Quando il cerchio, però si, quando deve il cerchio si chiude, io onestamente con Franco ho visto una solidità difensiva allora, migliore. Franco ha preso qualche svarione sulla sinistra, anche sì, da, devo dire la verità. Però i primi 15 minuti, Rossi insomma, stava facendo ancora peggio nei primi 20 minuti. Per me Rossi, quando ha tolto, cioè, poi ci sono delle dinamiche nella partita. Vitale, secondo me, è un signor giocatore Mamma di prospettiva. Mia, è uno dei migliori centrocampisti della Serie B. È vero. Secondo me di prospettiva. Bello. E al settimo ottavo, poco prima del gol, anzi, in occasione proprio perché ha dato il là al gol, Vitale ha fatto il fenomeno sulla tre quarti, ha saltato due avversari, è entrato in aria, Rossi gli ha strappato... Tu dici, ma vuoi giudicare Rossi? Ma pure Grosso no, a parte di gol del Milan. Sto dicendo, fammi finire Massimo. Sto dicendo che Rossi in quell'occasione ha arpionato, ha dato il là all'azione. Non solo abbiamo fatto gol, abbiamo perso Vitale, che è un ragazzino, lo hai perso, fortuna per noi. Comunque io dico, però è un signore giocatore. Parlando delle notenete, io sono per esempio particolarmente contento, soddisfatto per aver rivisto Nalini in una condizione fisica insomma importante, un giocatore che mi pare abbia fatto vedere per un'ora di gioco di essere un giocatore che insomma in B ci sta di lusso, insomma comunque non lo dimentichiamo, un esordiente in cadetteria, un giocatore che tra mille contrattempi fisici non è mai riuscito a sprigionare tutto il suo talento, mi pare che un'ora di gioco di Nalini sia stata assolutamente da incorniciare. Sì, assolutamente sì, ma devo dire la verità di tutti, fino a un'ora di gioco insomma l'hanno tutti veramente tenuta tutti quanti a... Sì. Veramente in maniera quasi impeccabile. Nalini purtroppo è un giocatore che ha avuto una serie di infortuni che lo hanno frenato molto, perché lui anche l'anno scorso ha avuto dei momenti durante l'anno di campionato dove ha fatto cose importanti. Poi purtroppo questa serie di infortuni lo hanno sempre... E tu sai, l'infortunio poi dopo su un ragazzo sul quale ci sono tante incognite, tanti punti interrogativi, e quello pesa di più perché magari... è chiamato sempre a stare al top, al massimo per poter rientrare. Invece magari a un giocatore del quale tu conosci già quello che non ti può dare, pressione. Gli concedi magari qualcosa prima. Invece Nalini ha dovuto scontare anche questo sicuramente. E allora facciamo un attimo, insomma, chiudiamo in maniera definitiva, insomma, la parentesi Lanciano, archiviamo la partita d'andata, vediamo questo servizio, poi
andiamo a tirare un po' le conclusioni di quello che è stato, perché è chiaro che l'attualità ci impone di guardare già al futuro, al prossimo impegno, quello che mercoledì sera la Salernitana affronterà alla Righi contro il Lanciano. Intanto vediamo questo servizio. La seconda vittoria esterna della stagione, dopo quella di Cesena, spalanca la Salernitana alle porte della salvezza. Dopo un campionato costantemente in salita, condito da errori e difficoltà di vario genere, la squadra granata si è espressa al meglio proprio nell'occasione più importante, approcciando la gara col piglio giusto. Niente calcoli e speculazioni, la Salernitana non si è adagiata sulla formula dei play-out che le attribuisce in partenza un vantaggio legato alla migliore posizione in classifica, ma ha cercato subito la via del gol al cospetto di un Lanciano frastornato e scarico dal punto di vista psicologico, ma anche poco brillante sul piano fisico, come del resto si sospettava visto il rendimento delle ultime 10 giornate della regular season, una sola vittoria. Granata bravi a sbloccare subito la partita con Donnarumma, ancora mortifero da ex, che ha sfruttato a dovere l'assist al bacio di Zito, uno dei più continui ispirati dell'11 di Benichini. La solita dormita difensiva ha permesso a Mailungo di trovare il pari, ma è stata solo un'illusione. Salernitana troppo superiore al Lanciano, meglio disposta in campo e sostenuta da una determinazione e da una voglia di vincere che hanno lasciato poco spazio alle speranze dei frentani, colpiti ancora da Zito, il cui sinistro al volo ha impattato alla perfezione il mancino di Nalini. I due esterni offensivi granata sono stati quasi imprendibili per i Dream Bettai in maglia rossonera e sono stati una delle chiavi della vittoria della Salernitana, che avrebbe già potuto archiviare la pratica nel corso del primo tempo con Coda e Donnarumma fermati rispettivamente da Cragno e dal palo. Nella ripresa il Lanciano ci ha provato, ma Terracciano è stato attento in un paio di circostanze e nell'ultimo scorcio di partita i cambi hanno fatto la differenza. Gatto ha garantito cambio di passo e quel guizzo che serviva per stendere definitivamente il Lanciano. Pesante il suo gol dell'ex, seguito da quello di Coda, imbeccato alla perfezione da Moro, altro subentrato. Un poker da urlo nella serata più importante, davanti a 1300 tifosi festanti, sollevati ed anche in parte increduli, la Salernitana ha ipotecato la salvezza, lasciandosi alle spalle ansie e paure accumulate in un anno per tanti versi da dimenticare, ma che dovrà anche servire da monito per il futuro che è già dietro la porta. Sì, sono contento sicuramente per la vittoria della squadra, perché nel girone di ritorno credo che le partite che abbiamo giocato e che abbiamo sbagliato sono state davvero poche. Sono contento sicuramente per il gol e per la non esultanza. Credo che ogni tifoso, sia salernitano che lancianese, capisca che io sono stato 2 anni qui e per me mi hanno lanciato comunque in Serie B, e comunque è una forma di rispetto per me verso questi tifosi, questa città, per il mister che ora non c'è più da Versa e per la squadra. Beh, diciamo che ora, se prima erano 55-45, ora sono 65-35, però ripeto, nel calcio può succedere di tutto. Noi teniamo i piedi per terra, siamo contenti per la vittoria, ma sicuramente c'è il ritorno, quindi testa, ora andremo, non so se andremo in ritiro, come giusto che sia, testa al ritorno, ci sarà lo stato pieno, cerchiamo di festeggiare tutti insieme questa benedetta salvezza. Vabbè, ma la gente... Allora, diamo un po' di spazio agli amici che da casa hanno scritto sul nostro sito tvoggiserano.it. Antonio dice: sono ultra contento per la bella vittoria della Salernitana Lanciano, ma comunque non mi ha dimenticato ciò che è successo in quest'anno calcistico deludente e umiliante. Quindi vorrei dire a tutti coloro che oggi osannano Fabiani e il duo Menichini Bonatti e di calciatori che sono un bandiere a vento. Per me non cambia nulla, se ne devono andare via tutti e la società deve fare dopo la partita di mercoledì sera una conferenza stampa per far capire cosa vuole veramente a Salerno. Io non credo che la farà mercoledì, però sarebbe bello e importante che la faccia, una bella, insomma, conferenza stampa nella settimana, ma non credo che questo avverrà. Comunque non credo nelle mani dei tecnici il risultato ieri, ma nella società. Infatti, come a Cesena, in panchina era presente anche Fabiani, ho detto tutto solo per la maglia, solo per Salerno. Vabbè, poi mercoledì sera, dice Tony 83, a fine partita, testa sotto, tutti negli spogliatoi, non c'è niente da festeggiare. Questa gente, questa curva non può e non deve subire queste umiliazioni. 7 mesi di sangue, amaro, intossicarci in un campionato di scarso livello e dir poco. L'anno prossimo massima serietà e programmazione, Salerno merita di più. A mio avviso, dice Forza Granata, questa salvezza miracolosa per come si era messa la situazione con la gestione torrente sarà merito di Leonardo Menichini, cui tanti dovremo chiedere scusa, di questa grande tifoseria, non certo della proprietà che ha allestito una squadra pessima, specie nel reparto arretrato. Perciò mercoledì sera, lutito a fine partita, è inutile che venga a vantarsi sotto la curva, ditegli che dovrà fare una squadra con giocatori di proprietà senza più prestiti dalla sua squadra, altrimenti meglio che vada via. Insomma, c'è da parte della tifoseria, almeno una parte di questa, no? Massimo,
questa sensazione, dice sì, va bene, tutto bene, abbiamo vinto, siamo felici, conquistiamo questa salvezza, però non è che dobbiamo festeggiare più di tanto, perché Marcello, come spesso e volentieri quando si perdeva si diceva che non bisognava dimenticare quello che era stato, adesso che si è vinto neanche bisogna dimenticare quello che è stato in passato, però sembrerò controcorrente, in questo momento io rimanderei almeno di 4-5 giorni questi discorsi, ovvero diciamo anche di una settimana. Perdiamo mercoledì, festeggiamo la promozione, giustamente non è che festeggiamo la Champions League, sia ben chiaro, voglio dire, però una cosa così tanto desiderata che, parliamoci chiaro, per tanto tempo abbiamo visto svanire, perché noi per tanto tempo siamo stati comunque agguantata per i capelli, equivale al famoso gol al 94esimo, al 95esimo, quindi intanto si gioisce, intanto si festeggia, intanto si assapora il fatto che siamo rimasti in Serie B, che era la categoria che volevamo e che era il traguardo minimo da raggiungere, e poi dopo si discuterà su altre cose, perché si deve discutere tante cose, perché io penso che noi siamo l'unica squadra dalla Serie A alla terza categoria che non possiamo concorrere per la vincita di un campionato, quindi già su questo si potrebbero aprire spiraglie e portoni enormi, però in questo momento sarà argomento di zona mista estrata che farà Eugenio, ci credo, ma per il momento pensiamo semplicemente a mercoledì prossimo, alla nostra permanenza, godiamoci questa promozione, è una cosa che arriverà, sembra brutto dirlo perché abbiamo ancora un'altra partita, però dopo tanta sofferenza, e quindi come tutte le cose avute con sofferenza. Quale sarà Enzo, tu che conosci bene la realtà sanitaria, quale sarà mercoledì sera l'approccio di Salerno a questa partita? E poi insomma noi non vogliamo essere scaramantici, perché onestamente insomma, ma l'amore, però, l'amore, quale potrà essere la reazione alla salvezza? Guarda, ma c'è l'amore del tifoso granata, la maglia eccetera, supera tutti gli ostacoli, va al di là, molte questi volte, discorsi li facciamo così a bocce per poi sul campo, è chiaro, si vince, si festeggia, si arriva a un punto tale che probabilmente messo su una situazione extra calcio, o siamo tutti matti o c'è qualcosa che non va nella mente delle persone quando assistono alla partita della Salernitana, perché vedi cose pazzesche, cioè il rigore dato con il Latina, dove una persona dell'età mia scende, si mette a metà scala, inizia a piangere e aspetta un rigore, cioè queste sensazioni non sono di tutti e fanno parte proprio della realtà salernitana. E quando vedi che perdi la partita con Lanciano in casa 3-1 e c'è sta gente che inizia a piangere e piange come se c'è morto qualcuno. Infatti Enzo, scusami, io volevo intervenire però su una cosa, perché si rischia un esercizio pericoloso, cioè il fatto che non è certamente un danno il dover esultare o festeggiare per mercoledì, per una salvezza arrivata insperata. Noi per praticamente tutta la stagione, salvo le prime 7-8 giornate, siamo stati praticamente sistematicamente in zona retrocessione. E adesso sempre perché... Il problema è che è giusto festeggiare, giusto, perché questo patrimonio è inestimabile per la città, per la provincia, la categoria è da mantenere a tutti i costi. Quindi io non la vedo come un fatto, no, però non bisogna festeggiare per quello che abbiamo sofferto. Giusto festeggiare, però non si deve poi commettere un altro grave errore. Vabbè, adesso insomma è inutile, prima non c'era tempo, non è momento per fare i processi. Dopo... Occhio, non bisogna avere memoria corta, perché non bisogna più consentire o almeno provare a far sentire un peso specifico per una città, una provincia, una tifoseria che porta 20.000 persone, 15.000 persone allo stadio tra Salernitana e Vicenza in infrasettimanale, con la Salernitana che era penultima in classifica. Ma questo non lo può fare il tifoso. No, io parlo anche dal tifoso all'opinione pubblica, ai media, a chi fa opinione e a chi fa informazione. Non è che adesso è arrivata la salvezza è tutto a posto. No. Assolutamente no, perché altrimenti io mi accollo sulle spalle il ruolo di gufo, il ruolo di sono contro Menichi. Non bisogna dimenticare che, come dicevamo con Marcello, siamo arrivati ai play-out a 45 punti in un campionato nella storia dei tre punti. No, ma non è per questo, no, lo sto dicendo per come processo, come processo successivo, ragazzi. Marcello, non bisogna dimenticare, non bisogna dimenticare che non solo i 45 punti, ma in tante occasioni
match point sbagliati, ci hanno graziato gli altri. Ma ragazzi, attenzione. Io neanche posso dimenticare, però chiaramente non mi va stasera di approfondire il ragionamento che la Setana nel momento cruciale della stagione ha perso per strada, per motivi ai più misteriosi, 6 o 7 giocatori. Dai, nel momento in cui bisognava produrre il massimo sforzo, qui i giocatori se ne sono andati. Ma anche se non erano disponibili, Marcello, dal punto non di vista, si è mai visto. Esatto, anche non se non erano visto. Disponibili. Resti a Salerno. Se tu mi consenti, vorrei rispondere a Eugenio in una forma molto estremamente garbata e semplice. Cioè la cultura del calcio viene data dalla posizione che occupa la squadra e la categoria che fa la squadra. Se tu, abituato purtroppo per questioni non volute dal tifoso, ma al 90% abbiamo vissuto la Serie C, 10% la Serie B e nell'arco di 50 anni una sola volta la Serie A, solo anno. Vabbè, cioè toccata e fuga. Certamente la realtà, la mentalità non viene fuori, perché nel momento in cui tu hai il palcoscenico di avere come avversario il Milan, l'Inter, la Juve, inevitabilmente tu vai a migliorare come capacità interpretativa e lettura delle gare, perché inevitabilmente vai a crescere. Quando giochi in C, boom, bam, boom, bam, è chiaro che resta ferma e ancorata quella posizione. E allora noi viviamo di realtà che sono un po' false, perché inevitabilmente la cultura del calcio c'è data dalla categoria che purtroppo siamo stati costretti a fare. È chiaro il concetto? Allora tutto quello che si verifica in espressione di afflato, amore, passione, eccetera, la Serie B che la salviamo, per noi è una cosa grandissima rispetto a altri che salgono e scendono con disinvoltura. Senza particolari patemi. Allora, dicevo, scusate, non è quello, è una chiave di lettura assolutamente condivisibile. Io dico, perciò, insomma, non è il caso di aprire, insomma, parentesi veramente poco edificanti, però la fuga da Salerno di 6 o 7 calciatori non pervenuti veramente andrebbe approfondito. Non è il caso di istruire processi. No, oggi, credo che proprio noi siamo insospettabili. Ma non da dimenticare. Siamo insospettabili, perché noi abbiamo cominciato a puntare l'indice contro la squadra e la costruzione di questa squadra dopo la vittoria con l'Avellino, quando in molti sostenevano che questa squadra avrebbe puntato ai playoff. Noi ci siamo permessi in maniera sommessa di dire che questa squadra avrebbe fatto fatica a salvarsi, e mi pare che poi alla fine non è che abbiamo, insomma, sbagliato di tanto, anche se la salvezza arriva e arriverà. Ci fermiamo, pubblicità, e poi concentriamo le nostre attenzioni sul prossimo impegno di campionato, sul prossimo impegno, la gara di ritorno dei play-out. A tra poco. Seconda parte di Zona Mista, siamo partiti dalla gara d'andata, ora c'è una gara di ritorno, una gara importante che la Salernitana non può né deve assolutamente sottovalutare. Squadra che sta preparando, ci auguriamo, ma siamo anche certi, con la massima concentrazione possibile il Red Match in programma mercoledì sera alla Rechi, altrettanto sta facendo la tifoseria che si prepara, insomma, a supportare i Granata per questi ultimi 90 minuti. Vediamo questo servizio e poi ne discutiamo con i nostri ospiti. Tutti in ritiro per conservare concentrazione e rabbia agonistica in vista della gara di ritorno con Lanciano. È vero che i frentani dovrebbero vincere con 4 gol di scarto alla Rechi, ma è pur vero che qualora si sbagliasse a approcciare la contesa si rischierebbe di complicarsi la vita. La vittoria di sabato ha sicuramente spostato gli equilibri e fatto pendere il piatto della bilancia dalla parte della Salernitana, ma c'è una partita da giocare e da onorare. Alla Rechi ci sarà tanta gente e sarà doveroso chiudere in bellezza senza incorrere in passi falsi. Massima concentrazione, allora, è guai a mollare. La Salernitana deve completare l'opera, chiudere il discorso con l'autorità, la personalità sfoderate al Biondi. Per la gara di mercoledì Menichini non avrà a disposizione Rossi, sostituito da Franco sull'out sinistro. A destra dovrebbe rivedersi Colombo, mentre dalla cintola in su non sono previsti grossi cambiamenti. Code e Donnarumma saranno le punte. In cabina di regia Moro potrebbe dare il cambio a Pestrina, mentre sulle corsie laterali Nellini e Zito dovrebbero essere confermati. L'ex irpino compie oggi 30 anni, per i quali si è regalato una prestazione super sabato scorso, a cui dovrà farne seguito un'altra mercoledì. Zito è stato letale, devastante, ma soprattutto è stato leader, trascinatore, ed era ciò che gli si chiedeva.
Sì, dai, onestamente serviva una prestazione così da parte di tutti, anche personalmente, perché era da un po' che non riuscivo ad avere la continuità, finalmente l'ho avuta, e quindi la verità, quindi diciamo sono contento di aver ripagato questa piazza e queste persone che a gennaio hanno creduto in me e per raggiungere l'obiettivo. Ancora non è definito tutto, ma siamo a metà dell'opera, quindi adesso bisogna essere intelligenti e sempre arrabbiati per portare a casa questa partita. È possibile che questa Salernitana sia stata la migliore del campionato? Sì, senza ombra di dubbio, non soltanto per i gol fatti, ma proprio per la prestazione collettiva, credo che è stata la migliore prestazione della Salernitana. Anche, ripeto, i valori di questa squadra si sono esaltati e quindi, diciamo, sono contentissimo. Poi il gol, perché insomma anche l'esultanza è stata un po' strana. No, diciamo, per quanto riguarda, rispondo alla domanda dei playoff e dei playout, fortunatamente sono stato sempre fortunato e concentrato, soprattutto ho lavorato sempre per queste partite importanti, di dare il massimo e non venire sicuramente sottotono, quindi fortunatamente sono stato premiato anche dal lavoro che si fa a casa con la famiglia, si cerca di far sì che tutti stiamo bene in modo per arrivare sempre concentrati. Allora, partita di ritorno con quale 11, Marotta? Mi pare che anche come nel match andato, forse un disponibile in più rispetto alla gara di Lanciano, Colombo, che potrebbe partire dal prevenuto, oppure squadra che vince non si tocca e quindi conferma anche per Tui a destra. Ma si deve toccare per forza perché Rossi non ce la fa. Quindi certamente. Vabbè, Franco ha giocato, quindi. Franco andrà a sinistra. Io credo che il ballottaggio è Colombo Tuia, perché Tuia non mi è dispiaciuto, però è chiaro, poi è l'ultima partita, sarà forse anche una sorta di staffetta, perché Colombo, devo dire onestamente, ha mostrato un attaccamento, sì, una professionalità, bello, dispetto di tanti altri, ed era partito. L'esatto contrario dei vari Economidis, esatto, Bush, esatto, solo per fare due nomi. Esattamente. Quindi credo che sia ballottaggio da questo punto di vista, se sta bene Colombo, ma onestamente rischiarlo, anche se al 60-70%, in una partita in cui, la dobbiamo dire, bisogna stare attenti, però è una partita che hai già lo champagne in fresco, francamente io credo che possa essere confermato Tuia. Mi dicono di Pestrin che potrebbe esserci una sorta di ballottaggio, io onestamente credo che invece gli si conceda forse questa chiusura con onore. Ma ci sarà l'udito mercoledì sera? Assolutamente sì. E quale pensi potrà essere la sua reazione quando la Salernitana al 90esimo potrà brindare alla salvezza? Andrà sotto la curva o resterà tranquillamente? No, non lo so, perché l'udito da questo punto di vista è molto è istrionico e allo stesso tempo però ha il termometro della situazione, cioè percepisce se è il caso o meno. Io non credo che non andrà sotto la curva. Che cosa volevi dire? No, volevo dire una cosa, Marcello, perché sennò mi dimentico di fare un appello, perché in città non si trovano biglietti della Salernitana, cioè nel senso non si trovano i cedolini. I cedolini cartacei. So che verso le 7 erano a 12.800. Sì, siamo già a 12.000, quasi 13.000. Quasi 13.000, sì. Però non si riescono a trovare, siccome domani paradossalmente l'ultimo giorno utile prima del giorno della partita stessa, insomma, cioè, che certo provvedano, che per quel poco che possiamo dirlo noi, lo diciamo che provvedano, perché poi dopo alla fine sembra che anche nelle situazioni più belle ci sia sempre qualcosa che non va. Allora, io è chiaro che ora, insomma, sulla scorta di questo 4-1 decisamente più rilassato, mi va anche di fare una battuta su questa vicenda, però Lotito è realmente un uomo, un presidente con la camicia, perché è riuscito a fare anche un ultimo incasso sfruttando questa parentesi dei play-out, perché veramente gli è andata sotto questo aspetto di lusso, no? A volte sì, però anche fortuna. Ma dai, fai, questa è veramente una battuta, Marcello. No, una battuta. Perché perché dai, scusate. Dico, sì, l'accetto come battuta, in che senso? Signori, allora, più che nato con la camicia, è un giocatore di poker.
Perché no, tu... no, no, ma non perché lui abbia... No, dico, gli è andata di lusso. Si è andata di lusso, sì, nel senso che adesso... Ma il giocatore di poker è perché vai a rischiare milioni di euro della Serie B. Non interpretare... No, allora, io non ho dato questo senso alla mia dichiarazione. Una curiosità, diciamo. Sei capzioso. Ecco qua. Sei capzioso e anche un tantino malizioso. Ecco. Io però dico questo, Marcello... È vero che questo finale di campionato ha consentito anche un paio di incassi importanti, però questo tipo di campionato quanto toglierà dal punto di vista dell'entusiasmo? Dipende da loro. No. E ora la palla è allo stato il campionato tutto. Ma se fosse stato un campionato diverso, invece di 270.000, esatto. Lasciamo stare l'incassi. No, è perfetto, diciamo dalla dodicesima alla venticinquesima, hai perso molto incasso. Lasciamo stare quello che si è perso. Io dico, con questo tipo di campionato, in prospettiva di quello futuro, quanto entusiasmo tu non hai... Dipende da loro. Non hai alimentato. Per gli abbonamenti prendigli un giocatore di nome, comincia a fare una squadra subito, dimostra alla piazza che hai, voglia però, di riscatto. Allora, quello che dice Guglielmo ci sta, nel senso che Guglielmo ha comunque alimentato un po' di diffidenza. La gente si fosse divertita, insomma, a guardare questo campionato, avrebbe consentito oggi di prepararsi al prossimo con un entusiasmo che probabilmente portava dalla prima partita 30.000 spettatori. Però io posso dire una campagna cosa. Campagna acquisti importante. Però ti posso dire, Guglielmo, qualcuno dice che faccio sempre un po' di amarcord, però molto dipenderà dalla società. Io per esempio ricordo dipenderà tutto la società. Come... Ritornando al discorso di prima, sarà il tempo del festeggiamento spetterà ai tifosi mercoledì e io mi auguro che ci sia una festa per la Gesù. Ci sarà il tempo dell'analisi. Lo so, abbiamo spesso fatto dei parallelismi con la stagione 96-97, quella culminata con la salvezza con Franco Varrella, il famoso gol di Masica, cioè si sono spiegati i parallelismi con quella stagione. Anche in quella stagione Salerno accompagnò la squadra verso la salvezza, centrò l'obiettivo e poi, sulla scorta di quello che fu il programma che Aliberti andò a presentare alla tifoseria, raddoppiò l'entusiasmo, perché dopo quella salvezza il presidente Aliberti prese Delio Rossi, ma non solo Delio Rossi, ma cominciò due giorni dopo la fine del campionato a cominciare a costruire una squadra che poi da settembre avrebbe stracciato il campionato di Serie B. E la tifoseria seppe ben valutare quell'operazione, dimenticando gli stenti dell'anno precedente e abbracciando il nuovo progetto. Però è chiaro che si dimentica tutto in fretta. Però io ricordo che due giorni dopo la chiusura di quel campionato, a salvezza appena conseguita, la Salernitana ufficializzò l'ingaggio di Giovanni Tedesco dal Foggia, che era svincolato, che era probabilmente uno dei migliori centrocampisti della Serie B. Già quell'ingaggio fece capire, oltre alla notizia al tam tam su Delio Rossi, che quell'anno si voleva fare sul serio, quindi basta poco. Sono d'accordo su Giovanni Tedesco, però non so, hai fotografato perfettamente quel momento. Solo che su Giovanni Tedesco, svincolato dal Foggia, gli addetti ai lavori, la piazza pulsava per il tantam di Delio Rossi. Sì, lo so, Giovanni però... Tedesco lo conoscevano gli addetti ai lavori, lo hanno imparato i salernitani quando è arrivato con la maglia granata. Fu un segnale preciso. La serata che prendeva Giovanni Tedesco, un giocatore che aveva fatto la Serie A, che ha fatto benissimo col Foggia, non era una salvezza. Fu un segnale di un indirizzo. Che statisticamente Crotone l'anno scorso, il Trapani l'anno scorso si sta giocando la Serie A, il Crotone è andato in Serie A, la storia della Salernitana. Dalle ceneri, un po' come Naraba e Fenice, può nascere qualcosa. Assolutamente cosa di importante, sì, anche perché. Al netto di tutti gli stenti, e questo riprendiamo un discorso che Guglielmo ha spesso fatto nel corso di questa stagione, presi singolarmente, molti di questi giocatori potrebbero fare al caso di una buona Salernità. Il problema poi è allenarli bene, guidarli bene, questo che è mancato clamorosamente quest'anno. O sbaglio, Enzo? Io non credo che... io quando dico che tutti a casa mi riferisco al management, alla dirigenza, questi qua credo che sia opportuno che a salvezza conseguita
in maniera molto onesta l'assegno di dimissioni, come spesso si fa, poi toccherà allo Tito decidere, ma questo è un discorso. Però la squadra, cioè io su questa squadra un piccolo investimento con delle correzioni importanti. In effetti avete ragione nell'affrontare questo tipo di discorso, perché lo Tito è arrivato a un punto che deve dire cosa vuole fare da grande, perché una società, anche perché non può più raccontare la sorella venite in 10.000 con una forza di tifosi che tocca prevalentemente in un campionato buono, più che buono, i 20.000, ha bisogno questo tifoso di un certo rispetto societario, cioè un'organizzazione di società che lavora dal domenica sera alla domenica successiva, intorno alla squadra. Poi gli addetti ai lavori, ci abbiamo il buon Accardi a fianco a me, sono routine, sono gente che devono lavorare nel contesto della società. Certo. Qui si è stravolto un pochettino la cosa, perché lo Tito impegnato a Roma ha demandato agli addetti ai lavori di interessarsi della società. E allora, se non si riesce a trovare questo giusto equilibrio, tu puoi fare anche una squadra super dotata di campioni, ma inevitabilmente ti manca il nervo, ti manca l'ossatura, ti manca la forza di chi deve poi dare una spinta maggiore, perché gli addetti ai lavori ci sono o non ci sono, cambiano, vanno via, restano, vengono pagate, ma non possono avere quel peso o quell'amore, cioè, o quella passione come lavora allora, il presidente. Insomma, pane per i denti affilati della tifoseria granata, no? Chi sono i giocatori, Eugenio, che resteranno? Ma io parlo dei giocatori. Per onestà, insomma, giornalistica, bisogna anche dire, lungi da me aprire un'altra battaglia, però se questa squadra non si deve buttare il bambino con tutti i panni sporchi, significa che qualche cosa di buono è stata fatta. Assolutamente. Noi discutiamo che è stata assemblata male, che è stata affidata una macchina che è stata affidata una macchina magari da rally ad un pilota di Formula 1 o viceversa. Insomma, ecco, questo sì, perché se io continuo a sostenere, lo facevo anche a inizio stagione, che non era una squadra che non meritava tutto questo, e come giustamente dici tu, se Coda, Donnarumma, Bernardini, a cui sicuramente sarà rinnovato il contratto, Tuia, Nalini da assolutamente da rinnovare, e io sono quello che l'anno scorso... È pericolosa, la situazione di Nalini è pericolosa perché... È scadenza. Ancora non... Marcello, però da questo punto di vista sono logiche di mercato, Nalini è inutile che ci prendiamo in giro, è un miracolo, signori, è un miracolo. La condropatia e come era stata gestita, e non entro nel merito, Nalini fino a 4 mesi fa era poi incerto, a Bologna. Era incerto se, non se tornava in campo, se proprio rimetteva gli scarpini. Se rimetteva gli scarpini. Quindi è chiaro che tu, società, insomma, temporeggi, non è che vai a rinnovare il contratto. Vabbè, adesso puoi anche rinnovarlo con delle clausole. Potresti fare una cosa del genere, magari il procuratore si prende il tempo e dice no, perché io credo nel giocatore, allora non accetto questa clausola. Però ci devi sono giochi prima. Delle parti. Ci devi pensare prima, oggi mi sembra un po' più complesso. Ma se ci pensi prima, strappi un contratto diverso. Ma non è che ti fermi a 4, però. No, stavo finendo. Bernardini. Io onestamente non credo, io lo farei tutta la vita, perché Ogier nel secondo tempo di Lanciano ancora una volta ha dimostrato di essere devastante. Vabbè, Ogier non è della Salernitana. Ma, stavo dicendo, io non credo, perché la Salernitana ha un diritto di riscatto e contro riscatto, però le cifre sono talmente folli, già solo per il riscatto, che non si arriverà nemmeno al riscatto. Lo può comprare la Lazio? Visto che l'ha fatto con Ronaldo. Tutta la vita con Ogier e mi auguro che lo faccia turandosi gli occhi, perché potrebbe anche pensare il Prandelli della situazione di provarlo stessa Lazio. Però voglio dire, Ogier lo devi tenere tutta la vita. Nalini, onestamente io Gatto ci punterei facendo un discorso con l'Atalanta, Tuia allo stesso tempo, Bernardini da mantenere, la coppia gol che è stata onestamente una scommessa vinta. Questo perché sì. Io ricordo che qui all'inizio anche tutti a dire scommessa, insomma è stata una scommessa vinta. È chiaro che devi andare a lavorare sugli esterni bassi, assolutamente. Chiaudone, non lo dimenticare. Chiaudone, mi dispiace dare una triste un
una triste notizia, non ci pensate proprio, Sciaudone non ritorna più qua. Ma non avrebbe senso. Non avrebbe senso, ma Sciaudone ha... Ma magari avrebbe senso, Guglielmo, se non c'è più Fabiano. Ma non è che si strappano i capelli in casa Salernitana se Sciaudone decide di non ritornare, considerando l'ingaggio. No, non avrebbe senso, perché la impressione ormai di un rapporto... Piuttosto io tenterei il recupero di Schiavi. Assolutamente, assolutamente. Schiavi, Bernardini, che ha 3 anni di contratto. Ben allenata, credo sia una signora coppia centrale, così come Tuia, e lo stesso Impereuro, perché no, insomma... Valide alternative. In un roster di 5 difensori centrali ci può stare. Ma lo stesso Franco in alternativa a un terzino sinistro titolare secondo me anche un giocatore, le squadre si costruiscono con titolari assolutamente sì. Il punto poi devi prendere il playmaker, devi prendere il perno a centrocampo, prendere il giocatore innanzitutto bisogna scegliere l'allenatore. L'allenatore è il sistema di gioco, dopodiché poi si prende il giocatore. Cominciamo a... Sì, però insomma è vero, se no rischiamo di fare l'equivoco Ronaldo, no? In relazione al sistema di gioco, tu prendi Ronaldo, il 4-4-2 fa fatica Ronaldo, però se prendi il centrocampista del Cagliari, adesso mi sfugge il nome. Di Gennaro. Vabbè, dai. Cioè, faccio per dire... Giochi 4-3-3, sì. Giochi 5-5-5, giochi 7-15. Eugenio, allora, devi prendere quei giocatori. Che io seguirei l'indirizzo di un tecnico. Prendere, non facciamo, non commettiamo sempre. Se si prende l'allenatore, che scende l'allenatore. Devi prendere quei giocatori che ti consentono di cambiare sistema di gioco senza dover fare 8 sostituzioni. Esatto. Certo. Di Gennaro è uno di questi. Ma ci vuole una programmazione tecnica. Quando io dico quindi, che l'Asa fare nomi inutili perché l'Asa è data. No, però io parlavo delle conferme. Le conferme, io le conferme sono conferme questi 7-8 giocatori, certo, che possono assolutamente fare. Potrebbero rappresentare, insomma, una lo zoccolo base, duro su cui ripartire. Una base di partenza significativa, significativa. Qualcuno diceva limitare all'osso i prestiti, cominciare a ragionare un po' più. Poi scusami Marcello, perché sono tanti e devo dire la verità anche molto interessanti i messaggi che arrivano da casa. Adesso mi sfuggiva, sì. Zito è stato, ha detto benissimo, l'ha fotografato benissimo Massimo, Zito. E tra l'altro qualcuno da casa diceva: siamo sicuri che se ci fosse stato Economidis, Menichini non faceva giocare Economidis? Ditemi che io sono contro Menichini, io vi dico che giocava Economidis, non giocava Zito. Ditemi, non so se siete d'accordo, però vi dico che giocava Economidis. Ma questo è, insomma, stranamente sono d'accordo con te. Questo mi preoccupa. Dicevo, Zito è vero che è stato molto altalenante. Ma Zito ad Avellino aveva rotto con Tesserra e non si allenava più. E il discorso della programmazione. Zito ha un triennale ancora. Allora, tu metti Zito a partire in ritiro a 30 anni, credo. Ma Zito, io voglio dire questo, ma perché noi dobbiamo parlare di un calciatore di 30 anni che dobbiamo essere contenti se gioca un'ora? Cioè, ma di che stiamo parlando? Esatto. Zito a 30 anni deve fare 38 partite, tutte 90 minuti. Bravo, e si deve allenare per fare quello. Però se arriva a gennaio che non ha fatto... Se arriva a gennaio che non gioca da 3 mesi, ci sta, il dinamismo che c'ha. Io quello che non capisco è perché anche questo... questo alibi questo, no, questo ritardo di condizione di alcuni giocatori, tanti giocatori, l'infortunio, no, io mi ricordo, il recupero. Io, cioè, ma non, io, cioè, siccome c'è stata un'annata, diciamo, che è andata male su tante situazioni interne ed esterne, perché comunque, nonostante tutto, io sono l'unico che, cioè, sono una persona che non cerca mai alibi, c'è stata... Perché poi quando le cose vanno male piove sempre sul bagnato. C'è stata anche una componente di sfortuna negli infortuni, ma io non in senso assoluto, ma negli stessi ruoli io parlo. Oltre a confermare i giocatori che sono i più bravi, quelli che ha detto Eugenio, sono perfettamente d'accordo, fare più un discorso motivazionale degli uomini, nel senso che siccome c'è stata questa annata che in qualche maniera è stata anche devastante psicologicamente per tanti di loro, cercherei prima di tutto di vedere quali sono i calciatori realmente motivati, che sono abbastanza, certo, liberi, che sanno. Ma il calciatore oggi. Dopodiché, Massimo, ma il calciatore si motiva? Cioè, Salerno è una città, una piazza che dà. Ho capito, però il calciatore si motiva. Non abbiamo sentito dire che gli spettatori danno problemi ai calciatori. Il calciatore si motiva anche in relazione al tipo di programma che la società propone. Insomma, si capisce subito. Il calciatore si motiva non dando gli alibi. E non dandogli l'opportunità di, bravo, scaricare responsabilità da altre parti, che sia allenatore, che sia la società, che sia il tifoso, che sia il campo di allenamento, che sia la trasferta, che sia il pullman.
Allora, una società deve dare un indirizzo, professionale, preciso, così che possa poi pretendere dal giocatore professionalità, attaccamento, motivazioni e quant'altro. Ma che scherziamo? Ci sono calciatori... Salerno come cani cattivi. Ma Salerno, ci sono calciatori che verrebbero... fatto prima, cioè ce ne sono... Sono 6-7 giocatori di Marcello che se ne sono scappati, ma c'è anche chi li ha fatti scappare, però. Questo rientra in quella gestione caotica che più volte abbiamo sottolineato. E questo credo debba essere necessariamente il punto di partenza per la prossima stagione. Ora ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi le considerazioni e i saluti finali. Due domande per Guglielmo Accardi, le leggevo sul nostro sito. Più forte Coda o Donnarumma? Volendo scegliere una punta centrale, non due. No, ma sono giocatori che sono complementari l'uno all'altro e sono diversi l'uno dall'altro. Credo che Coda ha bisogno di un giocatore come Donnarumma che si muova di più. Donnarumma invece, secondo me, può giocare sia con un giocatore con le caratteristiche di Coda che con un altro a fianco con caratteristiche anch'esso di movimento. Quindi è un po' più completo Donnarumma. Sì, sì, se vogliamo dire più completo, sì, però io credo che la coppia giusta, insieme sono la coppia giusta, perché abbinano tutte le caratteristiche. E cosa manca a Coda, ti chiede un telespettatore, per essere un giocatore, essere considerato un centravanti importante? Probabilmente qualcuno dice la cattiveria, quella che insomma appartiene ad una determinata categoria di calciatori. Premesso che in quel ruolo la maturazione non arriva mai prestissimo. Credo che nel ruolo di prima punta bisogna aspettare sempre per un giocatore di 22, 23. A meno che non sia un fenomeno. E a Massimo cosa manca? Massimo è mancato un po' di tutto. È mancato un po' di velocità, un po' di potenza in più, un po' di tecnica in più. Quello che poi invece un po' anche di cattiveria in più. Mancato quello che invece magari in altri giocatori si concentra e lo portano a essere un giocatore di categoria superiore. Ma ha ancora margini secondo te, margini di miglioramento? Sì, io credo di sì. Cioè Massimo, ma già attestarsi su questo livello di rendimento ne farebbe un giocatore importante. Certo. È chiaro che poi la Serie A dipende anche da quale Serie A e che livello di Serie A. Certo. Cioè, un giocatore del genere si mantiene su questi livelli, acquisisce autostima, acquisisce consapevolezza dei propri mezzi, può fare la Serie A, però magari in una squadra, in un contesto non di primissima fascia. Chiarissimo, la disamina tecnica, non so se la condivide in sua faccenda rispetto... In pieno, perché penso che ha dato proprio il significato esatto di quello che è il comportamento di questi calciatori in mezzo al campo. Cioè, non so fino a che punto ci può essere questo margine di miglioramento, però lo accetto perché ancora a livello anagrafico delle possibilità. E certo è che se la Sedana vorrà trattenere questa coppia gol che tanto bene ha fatto e che probabilmente sono assolutamente in linea con quello che sosteneva Guglielmo Accardi, ha ancora dei margini di miglioramento, tanto Donnarumma quanto Coda, è chiaro che dovrà immaginare anche la scelta di un allenatore per il futuro che giochi con le due punte, e non è che ce ne sono poi tanti, no? Perché oggi... Ma Eugenio te l'ha detto prima, avendo questi due, quella che noi era la continua posizione di retrocessione, ha portato questi due elementi a condizione che siamo arrivati a oggi. Inzaghi come gioca? Con due punte e con una punta soltanto? Guglielmo, tu l'hai seguito soprattutto con la prima della Lazio, gioca... No, lui gioca con una punta sola, 4, però, 3, 3, Però Marcello, ormai gli allenatori non hanno più delle etichette. Allenatori bravi non hanno più etichette. Sì, allenatori non hanno etichette e sanno adattarsi a fare anche più moduli. L'importante è che abbiano le capacità di capire le caratteristiche dei giocatori per farli quei moduli, volendo riassumere tutta l'annata della Salernitana, quest'anno purtroppo non c'è stato, perché noi abbiamo visto Pestrini fare il difensore centrale, Empereuro fare il terzino destro, Donnarumma fare l'esterno a sinistra, chi più ne ha chi ne mette, abbiamo visto Sciaudone fare il trequartista, abbiamo visto giocatori fare i sottopunta, cioè a Salerno quest'anno da questo punto di vista cioè si è visto veramente di tutto di più. Speriamo che tutto questo festival possa insomma chiudersi con la salvezza conquistata sul campo e con Piero Medo, e poi lunedì prossimo saremo pronti a raccontare un po' quello che dovrà essere o che è
già il futuro della Salernitana. Ma prossimo, ultima puntata. Ogni cosa a suo tempo, ogni cosa a suo tempo. Lunedì prossimo, però posso già anticiparlo questa sera, perché considerando che lunedì prossimo c'è anche l'esordio della nazionale italiana agli europei. Marotta, ecco, è esentato? No, Marotta ci sarà, perché non credo che tu debba seguire l'Italia agli europei, ma andremo in onda alle 15. Anticiperemo l'orario di trasmissione, quindi lunedì prossimo, lo diciamo a beneficio dei nostri fedelissimi telespettatori, andremo in onda alle 15 in diretta, perché chiaramente di sera, insomma, ci gusteremo tutti quanti, insomma. Quindi Marotta, che non penso alle 15 già sveglio, sarà sentato. Alle 15 Marotta dovrò mettere la sveglia. Si preparerà per tempo per questo ultimo vernissaggio di Zona Mista. Allora, quindi l'appuntamento, lo ribadiamo, è per lunedì alle 15, ultimo numero stagionale di Zona Mista News, poi chiaramente ci sarà. Festa l'ha fatta apposta per non portarci a cena i fedelissimi, l'ultima di Zona Mista. Andremo tranquillamente a cena. Però dico, l'ultimo numero di Zona Mista, poi ci sarà Zona Mista News. No, Zona Mista News finisce prima, finisce venerdì prossimo. Cioè Zona Mista News è estate. Sai come la domenica sportiva, c'è la domenica sportiva e poi Zona. Quella la conduce Crisi. Cambia in Zona Mista 365 giorni all'anno. Allora, mercoledì alla rete. Intanto chiudiamo il discorso, mettiamo e blendiamo la salvezza e lunedì ci concentriamo solo ed esclusivamente sul futuro. Grazie a Enzo Faccenda, grazie a Guglielmo Accardi, come sempre, grazie a Marotta, grazie a Massimo Nisi. Buonasera. Ribadisco l'appuntamento lunedì prossimo alle 15 in Zona Mista per cominciare a tratteggiare il futuro della Salernitana. Arrivederci. In collaborazione con Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.